Buongiorno da Sicilia 24, questi i principali argomenti. Sbarchi a getto continua, scoppia l'hotspot di Lampedusa, oltre 3.000 migranti nella struttura, 8 volte la capienza prevista. Nuovo naufragio nel Mediterraneo, si cercano i dispersi. Svolta nella gestione idrica in Sicilia, approvata dalla Regione la riforma dei consorzi che vengono ridotti da 13 a 4, rivoluzionata la gestione delle risorse irrigue. Un giardino della memoria in via D'Amelio sul luogo della strage che costò la vita al giudice Borsellino. Il comune di Palermo accoglie l'appello del fratello del magistrato e avvia un percorso di riqualificazione urbana. In un complesso popolare del quartiere Nesima nasce a Catania la prima comunità energetica, consegnati all'IACP lavori per 5 milioni di euro. La grande commedia italiana sfila sul blue carpet del Taormina Film Fest con il cast del film I peggiori giorni, proiettato in anteprima nazionale. Calcio, è arrivato in città il nuovo allenatore del Catania, Luca Tabbiani. Dopo le prime dichiarazioni, subito un vertice con la dirigenza rossazzurra. Bentrovati a Sicilia 24, in apertura di telegiornale una notizia da poco giunta in redazione. Una sparatoria si è verificata poco dopo le 13 in via Santo Cantone nel quartiere di Nesima a Catania. È successo all'interno di una casa popolare, sarebbero due le persone raggiunte da colpi d'arma da fuoco. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia. Al momento non si conoscono i dettagli che vi forniremo nel corso della prossima edizione di Sicilia 24. Andiamo subito a Lampedusa, sbarchi di migranti senza sosta nell'isola e un nuovo naufragio con dispersi in mare. Superaffollato il centro d'accoglienza, nonostante i trasferimenti disposti dalla prefettura, sono oltre 3.200 gli ospiti, 8 volte la capienza del centro. Sentiamo Davide Sardo. A Lampedusa proseguono incessanti i flussi di migranti, il centro d'accoglienza scoppia di presenze sfondando quota 3.000, gli ospiti all'alba erano 3.279, 8 volte la capienza prevista di 400 persone. In passato l'hotspot non aveva mai ospitato un numero così enorme e sproporzionato di migranti. La struttura, gestita adesso dalla Croce Rossa Italiana, resta al collasso dopo la recente raffica di sbarchi. Ben 7 con 252 migranti durante la notte a Lampedusa, dove ieri nell'arco di 24 ore ci sono stati 46 approdi con un totale di oltre 2.000 persone. Alcuni dei 31 migranti, fra cui 11 donne e 2 minori, sbarcati questa notte a Lampedusa, hanno raccontato di un naufragio che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto in acque internazionali, ma non è chiaro al momento il numero degli eventuali dispersi. Alcune persone, infatti, sarebbero state soccorse da una motovedetta tunisina, in due, invece, sono saliti a bordo di un barchino con 29 migranti, intercettato dai militari della Guardia di Finanza. Ai soccorritori hanno detto dei loro compagni di viaggio caduti in acqua e dispersi. Sulla vicenda i poliziotti della squadra mobile di Agrigento al lavoro sull'isola stanno svolgendo accertamenti per ricostruire cosa sia realmente accaduto a bordo del barchino di 7 metri. Intanto è corsa contro il tempo per alleggerire di presenze l'hotspot di Contrada Imbriacola. Anche oggi sono previsti spostamenti multipli con due navi militari, dovrebbero essere trasferiti in 1.200, altri 450 persone invece con le navi di linea, mentre a bordo di due motovedette lasceranno l'isola altre 100 persone. La prefettura di Agrigento inoltre è impegnata nei trasferimenti altrove, anche fuori dall'Italia. Ungheria e Polonia si sono appena opposte alla redistribuzione obbligatoria dei migranti in Europa. E a poco o nulla è servita la recente riunione del Consiglio europeo. Nel frattempo, martedì prossimo, 4 luglio, sono attesi a Lampedusa il ministro degli interni Matteo Piantedosi ed il ministro degli interni europeo Ylva Johansson. Alle ore 10:15 si recheranno all'hotspot di Lampedusa.
E si è verificato un altro incidente mortale nel Siracusano, un incidente sul lavoro. A perdere la vita un uomo di 59 anni di Catania, stava lavorando in un'azienda tra Augusta e Villasmundo. Sembra che l'uomo sia precipitato da diversi metri di altezza durante un'operazione di lavoro. Nonostante l'immediato arrivo dei soccorsi, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Adesso stanno indagando i carabinieri per capire l'esatta dinamica dell'incidente, mentre la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Approvato dalla Giunta regionale il disegno di legge sulla riforma dei consorzi di bonifica. Si va verso una svolta nella gestione delle risorse idriche nell'isola. I consorzi passano da 13 a 4 con l'innovazione strutturale della rete tra i cardini della riforma. Ai nostri microfoni parla l'assessore a ramo Luca San Martino, plaudono ovviamente gli agricoltori. Roberta Lunghi. Un risultato storico per la Sicilia, una svolta importante nella gestione delle risorse idriche per l'irrigazione. È il presidente della regione, Schifani, che commenta l'approvazione da parte della giunta regionale del disegno di legge di riforma dei consorzi di bonifica e dell'intero sistema dell'irrigazione in Sicilia. Soddisfatto per il testo di legge predisposto dopo mesi di confronto e dialogo con produttori, agricoltori e associazioni di categoria, il vicepresidente della regione e assessore all'agricoltura Luca San Martino, che ha fortemente voluto la riforma che arriva nei tempi promessi, e cioè entro il 30 giugno. Questi i punti nodali. Dal canone irriguo sociale si passa a un canone irriguo che verrà pagato soltanto per il beneficio irriguo che l'agricoltore riceverà. Oggi i consorzi di bonifica passeranno da 13 a 4 consorzi che verranno ridisegnati grazie alla riforma in base a quello che è il bacino idrografico. Seguiamo il corso dell'acqua, ma soprattutto incanaliamo l'acqua affinché nelle nostre aree di sviluppo rurale possa arrivare in maniera garantita agli agricoltori. Immancabile poi l'innovazione strutturale, perché con la siccità imperante il risparmio della risorsa idrica diventa essenziale e realizzabile con la modernizzazione delle reti. Le reti che verranno garantite da parte del governo regionale come piano degli investimenti, reti che verranno finanziate grazie ai progetti del PNNR e del Fondo di Sviluppo e Coesione, sul quale il governo lavora in maniera attenta e il mio assessorato per garantire in tempi celeri nuove infrastrutturazioni irrigue. Un plauso per la concezione della riforma arriva da Coldiretti. Felici del fatto che comunque dopo quasi 30 anni si passa a una gestione normale dei consorzi di bonifica. Finalmente vedo una logica, perché tutto nasce dai bacini di accumulo, che in questo caso non solo riusciranno a distribuire l'acqua, ma soprattutto riusciranno a essere interconnessi nei momenti in cui avremo della penuria di acqua. Nei 4 nuovi consorzi che copriranno le 9 province dell'isola saranno i consorziati a eleggere 3 componenti su 4 del consiglio d'amministrazione, mentre la regione designerà un solo componente e assumerà le funzioni di vigilanza e coordinamento. Toccherà adesso all'ARS la decisione sull'approvazione del disegno di legge. 3 palazzine da 5 piani sono state sgomberate a Misilmeri in Viale Europa perché a rischio crollo per gravi lesioni. Il sindaco Rosario Rizzolo ha chiesto l'intervento della protezione civile per trovare sistemazione a 30 famiglie. Le palazzine sono di costruzione recente, i vigili del fuoco hanno trovato i pilastri ammalorati con ferri arrugginiti e pezzi di cemento che si staccano. Giardino della Memoria in Via D'Amelio, la petizione di Salvatore Borsellino per vietare la sosta delle auto sul luogo della strage ha già raggiunto 100.000 firme ed è stato avviato l'iter per la valorizzazione dell'area. Marco Gulla. Un giardino della memoria in Via D'Amelio, la strada dove quasi 31 anni fa, il 19 luglio del 1992, furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Il comune di Palermo, con un atto di indirizzo del vice sindaco Carolina Varchi, ha raccolto la petizione lanciata da Salvatore Borsellino e ha avviato così l'iter per la piena valorizzazione dell'area attraverso un percorso di rigenerazione urbana e tutela ambientale. L'ulivo piantato dalla madre di Borsellino, che vediamo nelle immagini, diventerà quindi un'icona della memoria. Riteniamo
Speriamo che per via D'Amelio debba iniziare un percorso di rigenerazione urbana, un percorso che veda la valorizzazione di quell'albero come albero monumentale, come bene immateriale della nostra tradizione e dunque con un elevato valore culturale, e che attorno vi sia un vero e proprio giardino della memoria. Soddisfatto Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, che il giardino della memoria in via D'Amelio se lo immagina così. Io mi immagino che diventi un giardino veramente, cioè non un olivo sopraffatto e assediato dalle macchine, ma un posto dove ci si possa sedere su della panchina con dell'aiolo sotto le fronde di quell'albero a meditare su come fanno le tante persone che arrivano da ogni parte del mondo, d'Italia e del mondo, che vengono a quell'albero e che purtroppo sono assediate e disturbate dalle macchine. Spero che si possano sedere in pace a meditare sotto le fronde di quell'olivo. Io quando vengo a Palermo non vado mai al cimitero a trovare mio fratello, vado in via D'Amelio perché per me mio fratello è lì. Un luogo quindi dove meditare. Serve perché la memoria ha bisogno di simboli e per questo serve un luogo fisico. Se a Letto i Sepolcri di Vittorio Alfieri era proprio il concetto che esprimeva, quello che dice all'ombra dei cipressi e presso l'urne dei morti. C'è necessità di un luogo fisico e niente meglio di quel luogo fisico, perché quell'olivo ha le radici di quell'olivo affondano in quella terra che è stato bagnato dal sangue mescolato insieme di Paolo e dei suoi ragazzi, e quindi niente meglio di quell'olivo può essere un luogo di memoria per ricordare queste persone che hanno sacrificato la loro vita per noi. Un intero nucleo familiare, marito, moglie e due figli, è ricoverato nell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano per una intossicazione dopo aver mangiato del tonno rosso fresco. Tre di loro sono in terapia intensiva ma non sono in pericolo di vita. I quattro hanno accusato i sintomi di una intossicazione alimentare che si genera per la presenza di abbondanti quantità di istamina nella carne del tonno. La Guardia di Finanza di Messina ha scoperto una frode all'Unione Europea nel settore agricolo nel territorio dei Nebrodi per oltre 530.000 euro, sequestrati beni per 260.000 euro. Ci dice di più Francesco Triolo. I reati sono quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico. A contestarli ad un imprenditore agricolo di Caronia nel messinese sono i finanziari del Comando Provinciale di Messina a seguito di una indagine coordinata dalla Procura Europea. L'uomo è stato denunciato ed è stato disposto il sequestro di beni per oltre 260.000 euro, oltre 125 titoli di pagamento dell'AGEA. L'azienda agricola oggetto dell'accertamento è stata beneficiaria invece di finanziamenti comunitari illegittimi per oltre 530.000 euro. Stanziamenti della politica agricola comune interamente erogati dall'Unione Europea destinati ad implementare il reddito degli agricoltori e sostenere le produzioni aumentandone la qualità, sostenibilità e competitività. Dai riscontri documentali e contabili, i finanzieri hanno accertato che l'agricoltore aveva dichiarato il possesso di numerosi terreni agricoli, soprattutto nel Parco dei Nebrodi, ricorrendo a falsi contratti di affitto comodato di fondo rustico con la firma di ignari proprietari completamente all'oscuro del sistema di frode architettato dall'indagato. Attraverso questo sistema l'uomo era riuscito ad indurre in errore la AGEA, riscuotendo ingenti risorse comunitarie ed aumentando la consistenza aziendale al punto da accedere indebitamente alla riserva nazionale dei titoli ed ottenere così ulteriori titoli da poter sfruttare a proprio vantaggio nelle successive annualità. I carabinieri hanno denunciato a Taormina 39 persone accusate di truffa aggravata per aver percepito senza averne diritto il sussidio statale del reddito di cittadinanza. Dalle indagini è emerso che 19 persone, percettori, oltre all'abitazione di residenza, risultavano anche proprietari di altri immobili. Una persona destinataria del beneficio in particolare è risultata addirittura la proprietaria di tre case situate in una nota località balneare. Annesima
nasce la prima comunità energetica che verrà formata in un complesso popolare di via Santo Cantone a Catania. Grazie ai fondi del PNRR, IACP consegna lavori per 5 milioni di euro, con particolare attenzione all'efficientamento energetico. Tonino De Mano. Una comunità energetica in un complesso di 140 alloggi popolari in via Santo Cantone. Parte da Nesima, il primo esperimento degli ACP di Catania, che ha consegnato lavori per 5 milioni di euro per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Una svolta ecologica resa possibile grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come ha sottolineato il sindaco Tarantino, che nell'incontro con la stampa ha voluto evidenziare l'importanza e la sinergia tra enti nel tentativo di intercettare finanziamenti ed avviare progetti futuribili. Ma il mondo va necessariamente verso uno sviluppo sostenibile, pertanto diventa necessario cominciare a pensare delle forme di autosostentamento degli edifici, e in questo è stato veramente lungimirante IACP. Ringrazio il presidente Sicaldi, ringrazio tutto il consiglio di amministrazione, perché attraverso l'attivazione di questi lavori ha permesso ai residenti di uno stabile sostanzialmente di riuscire ad alimentare di energia da soli il proprio fabbisogno e pertanto creare le condizioni per un'esistenza non solo più green, perché altrimenti sembra solo uno slogan, ma soprattutto è più sostenibile economicamente. Saranno le case popolari che vedete in queste immagini ad essere avviate ad un percorso virtuoso in grado di favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale, naturalmente senza perdere di vista l'ambiente. La comunità energetica è un'esperienza sicuramente innovativa, dove il cittadino diventa produttore di energia, per cui attraverso l'attività tecnica in realtà la comunità energetica usufruisce dell'energia prodotta e nello stesso tempo si crea anche un'economia che poi le regole che verranno stabilite dal condominio potranno destinare. Annesima, il primo esperimento su Catania. Annesima il primo esperimento su Catania città, perché anche ad Adrano la settimana scorsa abbiamo inaugurato la seconda comunità energetica. 11 gli interventi finanziati dal governo nazionale all'IACP di Catania per un totale di 29 milioni di euro. A Sicilia 24 Focus, dopo il TG parleremo della carenza di medici negli ospedali siciliani, un'emergenza che fa allungare le liste d'attesa. Particolarmente penalizzati gli ospedali di provincia. Lorena Dolci ne parlerà con Massimo Geraci, responsabile area emergenza del Civico di Palermo, con Fabio Roccuzzo, sindaco di Caltagirone, e con Gaetano Agliozzo, CGL Funzione Pubblica. Le vostre domande sin da adesso con un messaggio al 342 7455 005. La trasmissione vi ricorda anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. E adesso facciamo una pausa e poi apriamo la pagina dedicata agli spettacoli. Eccoci rientrati in studio, ancora un'anteprima nazionale al Taormina Film Fest, che ieri ha proiettato I peggiori giorni, film di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, che uscirà nelle sale il 14 agosto. Presente il ricco cast del film, che si divide in 4 episodi ed esplora l'animo umano durante i giorni di festa, fra ironia e amarezza. Domani la serata conclusiva dedicata ai nastri d'argento. Eva Spampinato. La grande commedia italiana sfila sul blue carpet della Taormina Film Fest, che si avvia alle battute finali. Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo tornano ad unire idee e forze, supportati da un ricco cast, in un film, I peggiori giorni, in uscita nelle sale il prossimo 14 agosto e presentato in anteprima sul palco del Teatro Antico. Queste nuove storie che abbiamo concordato sono, come dire, peggiori, nel senso che sono, secondo me, ancora più divertenti e ancora più pungenti e amare rispetto al primo film. La pellicola arriva dopo I migliori giorni, 4 nuovi episodi che si svolgono durante le festività per raccontare conflitti e rivalse tra fratelli, finta solidarietà per i senza tetto, bugie e tradimenti, l'immagine degradante della donna in televisione. Anna Foglietta, ancora un Natale in famiglia? Il Natale si festeggia in famiglia e si manifestano quelle che sono le più grandi meschinità dell'essere umano. Sei venuto a piedi? In corriera? Non c'ho mica l'autista come te io, yeah! Ecco la mia bella famiglia riunita. Succedono delle cose rocambolesche, ci sarà un ricatto morale in atto da parte di un padre un po' egoista che metterà alla luce quelli che sono a loro volta gli egoismi dei suoi figli. Mi serve un rene. Non ho capito che ha chiesto. Io volevo cambiarlo sto mondo. Mi vergogno tanto. Ho sbagliato tante volte ormai
che lo so già. Le tue cene di Natale invece come sono? Ma per fortuna è un po' meglio, insomma, no, però devo dire che io amo molto partire, quindi in realtà appartengo a quella fetta di popolazione che scarta il regalo e poi tium, via, o su un aereo o su un treno o in macchina, perché mi piace molto stare fuori casa. Natale, Ferragosto, Halloween e poi il 1° maggio. In quest'ultimo episodio un imprenditore sul lastrico, Fabrizio Bentivoglio, viene rapito da un suo ex dipendente licenziato senza giusta causa, pronto a tutto per riuscire a prendere i soldi della liquidazione. In questa macro suddivisione di ruoli tra vincitori e vinti si devono riconoscere dalla stessa parte, sulla stessa barca, che è purtroppo quella dei vinti. E insomma, hanno soluzioni diverse da proporre. Stasera è la volta della prima visione italiana del film interpretato da Johnny Depp, Jean Dubarry, mentre l'ultima sarà una serata speciale dedicata ai Nastri d'Argento con Roberto Andò, Toni Servillo, Ficarra e Picone. Nuovo prezioso ritrovamento a Segesta, seppellito per secoli da pochi centimetri di terra e dalla vegetazione nell'area dell'Acropoli Sud, è tornato alla luce un altare presumibilmente di epoca ellenistica, composto da due raffinati elementi lapidei scolpiti. La scoperta è avvenuta nei pressi dell'edificio denominato Casa del Navarca, in una zona finora poco esplorata, nell'ambito del progetto di manutenzione e fruizione dei fronti di scavo, proprio mentre alcuni operai ripulivano il terreno da sterpaglie e vegetazione spontanea. Entrambi i reperti sono a forma di tronico piramidale, in perfetto stato di conservazione, e dovrebbero costituire un altare per il culto familiare e un supporto per una scultura o un elemento di finitura. Grande successo per la prima di Ulisse, l'ultima Odissea, al Teatro Greco di Siracusa. Musica, danza e teatro si sono incontrati nello spettacolo diretto da Giuliano Peparini. Francesco Aloi. Il mito di Ulisse sbarca al Teatro Greco di Siracusa. Nella cavea si avverte tanta curiosità per uno spettacolo che sa di novità. È una grande emozione il Teatro di Siracusa e poter assaporare L'Odissea di Omero. Un'unione di forze per un viaggio in un classico meraviglioso. Giuseppe Sartori e Odisseo, ancora lontano da Itaca, rimane bloccato qui, nel terminal di un aeroporto. Dentro al Teatro Greco, sopra l'ala di un aeroporto, con una grande sala d'attesa e un finestrone che sembra l'aeroporto di Barcellona o di Monaco. Il suo racconto fa materializzare quanto vissuto, i suoi ricordi rivivono così. Il contesto sarà pure moderno, ma le parole sono quelle di allora, ma l'uomo è piuttosto rimasto lo stesso, al di là della tecnologia. Le parole di Omero che si intrecciano con la musica e la danza, il ciclope, Circe, Calipso, ma anche Scille e Caridi, le tappe del viaggio di ritorno da Troia rivissute in uno scenario tutt'altro che antico. Un'opera trasversale e accessibile a tutti, il regista definisce così Ulisse l'ultima Odissea. Per assistere allo spettacolo c'è tempo fino a domenica, poi sarà tournée. Adesso ancora una pausa e poi le ultime novità sul fronte calcio Catania. Ed eccoci al calcio. È già in città il neo allenatore del Catania, Luca Tabbiani. Per lui e la dirigenza rossazzurro sarà un fine settimana di lavoro intenso. Nelle sue prime dichiarazioni si avverte la voglia di cominciare la nuova avventura in rossazzurro. Angelo Gagliano. Foto, abbracci e tanti sorrisi. Luca Tabbiani, neo allenatore rossoazzurro, è in città per gettare le basi del nuovo Catania. Emozionato per l'accoglienza, il tecnico ligure, nelle sue prime dichiarazioni rilasciate alla pagina Facebook del club etneo, si dice orgoglioso della scelta fatta.
si percepisce appena si arriva la passione che hanno i catanesi nei confronti del Catania, quindi è un grande orgoglio essere qua. Tutti quelli al quale ho detto vado a Catania, la prima risposta è una città bellissima, una città stupenda, e quindi sono curioso di vederla. Forza Catania! Caloroso l'abbraccio con il DS Antonello Laneri, con il quale negli ultimi mesi ha avuto un rapporto quasi quotidiano. Ne ho avuto più colloqui con il direttore, perché in questo periodo parlavamo appunto di idee magari da poter affrontare, oppure discutevamo sui ragazzi che facevano parte già l'anno scorso della Rosa. Fautore di un calcio aggressivo e propositivo, Tabiani è pronto ad esportare questa sua idea anche ai piedi dell'Etna. A me piace una squadra che va a cercare di prendere palla il prima possibile, a cercare comunque di avere un po' di dominio dentro la partita, di cercare di trovare soluzioni per essere offensivi, ma soprattutto propositivi nella voglia di andare a correre in avanti sia con che senza la palla. Poi penso che l'alchimia tra noi, staff, i ragazzi e la società sarà la cosa che potrà fare la differenza. Per la dirigenza rossazzurra e per Tabiani sarà un fine settimana di lavoro tutto incentrato sul mercato. Si parte dalle riconferme, tra queste forse anche quella di Beters, il giovane portiere lettone, corteggiatissimo da diversi club, avrebbe accettato la proposta del Catania per restare in rossazzurro. In ogni caso, il direttore sportivo Laneri lavora all'ingaggio di altri due portieri. Ma, come più volte detto, la rosa del prossimo anno sarà profondamente rinnovata, una quindicina gli acquisti in programma che interesseranno tutti i reparti. Per l'attacco, nelle ultime ore, il Catania, nonostante la resistenza della Virtus Francavilla, avrebbe accelerato per Patierno, ma non mancano le alternative sull'agenda di Laneri, che nel corso del weekend, in accordo con Tabiani, proverà a delineare la nuova rosa. I primi tasselli del nuovo puzzle potrebbero già essere annunciati nelle prossime ore. È tutto. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.